Questa rubrica continuerà a sostenere la causa del popolo ucraino ingiustamente invaso dalla Russia finché il conflitto non sarà terminato e l'invasore sarà stato respinto definitivamente entro i propri confini. Di recente si è discusso di rating sul debito sovrano con riferimento al braccio di ferro politico, democratici e repubblicani per l'innalzamento del tetto negli Stati Uniti e al giudizio dell'agenzia Moody's sul nostro paese che è stato rinviato. Si tratta di un argomento nel quale si sovrappongono profili politici ed economici, il merito di credito misurato dalle agenzie di rating, si riferisce alla capacità di uno Stato sovrano di tener fede ai propri impegni, rimborsando gli interessi sul debito e rifinanziando il capitale alle scadenze prestabilite, e dipende indicativamente dalle prospettive di crescita della sua economia e dalla dimensione dello stock di debito in rapporto al PIL. Nessuno ad oggi ha dubbi sulla solidità dell'economia americana o sulla sostenibilità del suo debito pubblico. Tuttavia, il ricatto operato dai repubblicani nei confronti del presidente ha indotto gli operatori a ventilare completamente la possibilità di un default, che questo si possa verificare, e potrebbe avere delle conseguenze negative sul rating, come già successo in passato. Per l'Italia il discorso è differente, perché la scarsa crescita e la dimensione elevata del debito hanno per molti anni impensierito gli analisti, portando il giudizio da parte di Moody's a livello più basso della classe investment grade. Se negli Stati Uniti la cattiva politica può mettere in discussione e danneggiare un'economia forte, in Italia possiamo augurarci che il miglioramento delle prospettive economiche, come quello prospettato da un'altra agenzia di rating, DBRS, anche che ha confermato il proprio giudizio sul nostro paese, anche in virtù delle riforme collegate al PNRR, possa in qualche modo arginare i danni di una classe politica inadeguata.